A 72 ore di distanza dal pari interno a reti inviolate contro la Cremonese, il Perugia torna in campo questo pomeriggio alle 18:30 allo stadio Moccagatta di Alessandria. Alvini dovrà fare a meno di Dell'Orco squalificato e sono da valutare anche le condizioni di Angella, uscito acciaccato dalla sfida contro la formazione di Pecchia. Al capitano biancorosso sarà concesso molto probabilmente un turno di riposo con Sgarbi, Curado e Zanandrea pronti a formare il trio difensivo con Rosi, prima alternativa. Sugli esterni agiranno Falzerano a destra, viste anche le condizioni non ottimali di Ferrarini, e Beghetto a sinistra, che farà tirare il fiato a Lisi. In mezzo al campo Ghion potrebbe dare il cambio a Burrai in mediana. A completare il centrocampo ci dovrebbero poi essere Kuan ed Urso, da capire se Alvini sceglierà il 3-5-2 o il 3-4-1-2. In avanti il tecnico del Grifo potrebbe scegliere di fare rifiatare De Luca, in questo caso toccherebbe a Olivieri e Matos reggere il peso dell'attacco con Carretta, prima alternativa. Dall'altra parte ci sarà una squadra che viene dal KO pesante di Ascoli e non vince da 5 partite. Moreno Longo dovrà molto probabilmente rinunciare a Di Gennaro, uscito malconcio dalla gara del Duca. Il tecnico dell'Alessandria ha parlato così del Perugia nella conferenza stampa pre-partita. Se vi ricordate un po' di tempo fa, quando qualcuno mi chiedeva di qualche squadra in particolare, dissi che il Perugia poteva essere la rivelazione, poteva essere la sorpresa di questo campionato. In questo credo di non essermi sbagliato. Perugia è una squadra, tra l'altro, in questo particolare momento in ottima forma, una squadra che credo che abbia perso una partita sola in trasferta in tutto il campionato, una squadra che dai dati ha un dato di indice di pericolosità molto alta, molto alto, allo stesso tempo una squadra che concede poco, una squadra allenata bene, con idee, con organizzazione, costruita altrettanto bene, perché conosco il loro direttore, l'ho avuto a Frosinone. Ed è un direttore che per risultati avrebbe studiato, perché penso che sia uno dei più vincenti in circolazione.